Gianni Colacione dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani, è la terza giornata, siamo in compagnia di Marco Belelli. Marco Belelli, che radicale storico, giustamente come lui stesso ha sottolineato nel suo intervento, tessera radicale dal 76, e ha presentato una mozione particolare in cui, insomma, in modo abbastanza esplicito si parla di autoritarismo e di dispotismo che preclude lo svolgersi armonico di un'effettiva democrazia interna. Marco. La mozione particolare rispecchia il mio pensiero, penso anche il pensiero della stragrande parte dei radicali italiani, che sono stanchi di essere trattati, come si usava dire un tempo, come pezze da piedi. Abbiamo detto più volte in numerosi interventi, ieri e anche nel primo giorno, che questo tipo di organizzazione di radicali italiani non risponde minimamente ad esigenze, seppur minime, di democrazia interna. Abbiamo citato Montesquieu venerdì. Montesquieu, come è noto, nel suo Esprit des Lois, citatissimo ma poco letto, enumera diverse possibilità di forma Stato, in particolare Repubblica, Monarchia e Dispotismo. Quella di radicali italiani, certo, mutatis mutandis, perché non stiamo parlando di uno Stato ma di un simil partito, non si capisce bene cosa sia, perché c'è molto intreccio di parole vuote, non è un partito, però è il punto di riferimento dei radicali italiani. Ecco, c'è una sola cosa certa, che né radicali italiani né il cosiddetto partito transnazionale radicale e quant'altro, né l'uno né l'altro né altro ancora, ha una struttura democratica. Poi si possono girare le cose in tanti modi, si possono fare bellissimi inconcludenti discorsi, ma il succo è che né questo, né quello, né quell'altro ha una struttura democratica che esista realmente, che funzioni. In nessuna di queste realtà radicali vengono prese decisioni dal basso, in riferimento a scelte fondanti, primarie, in particolare se presentarsi alle competizioni elettorali, con chi presentarsi, se fare alleanze, se non farle, come preparare le liste, se presentare delle liste, chi mettere nelle liste. Sono questi i punti discriminanti di una forma partito, sono questi gli snodi di qualunque vera democrazia. Se tutto ciò non esiste, e non esiste in radicali italiani, come non esiste nel partito transnazionale, comunque lo si voglia chiamare, questo significa semplicemente che l'articolo 49 della Costituzione, che ogni tanto viene invocato sul ripristino di un corretto funzionamento democratico all'interno degli organi di partito, non esiste neanche per i radicali, insomma è inutile girarci tanto attorno, no? Vi è un regime dispotico. Come tutti i regimi dispotici, si muove scioltamente, liberamente, facendo e disfacendo a seconda degli umori della giornata. Infatti Montesquieu, non a caso, per il regime dispotico intendeva, per esempio, il sultano, citava quindi Costantinopoli, la Turchia. Il sultano si può alzare al mattino, se una persona gli è antipatica gli taglia la testa. Non ha bisogno di giustificare, non esistono leggi nel regime dispotico, e nella stessa cosa nei radicali italiani. Marco, spero, intanto diciamo dire che le firme già le hai raccolte, quindi è stata presentata questa mozione. Sì, è stata presentata, ci volevano 5 firme, io ne ho raccolto 11, avrei potuto raccoglierne anche altre, ma non c'era un motivo, non aveva alcun senso, cioè, è più del doppio del necessario.
Non ho dubbi sul fatto che verrà non accolta, perché alcune persone che condividono ampiamente quello che c'è scritto in questa mozione particolare sono dei fifoni, sono dei ruffiani, sono dei caudatari, dei servi, e hanno paura ad esprimere le proprie opinioni. Io chiederò una votazione a scrutinio segreto che sicuramente non sarà accordata. Non c'è nessuna possibilità con lo scrutinio palese che si possa a Roma, dove l'apparato è potente, approvare una mozione di questo genere, che è un'evidente, netta critica all'apparato stesso. Forse con una votazione a scrutinio segreto ci potrebbe essere qualche possibilità, che è appunto per questo una votazione a scrutinio segreto non sarà assolutamente concessa. Ma pur essendo consapevoli di tutto ciò, abbiamo presentato lo stesso questa mozione particolare, perché anche i gesti dimostrativi a volte servono. Si tratta di gettare nell'umido terreno un piccolo seme che poi col tempo potrà germogliare, perché in qualche modo bisogna ben cominciare. Certo, quindi insomma questa tua critica verso la dirigenza in qualche modo salvi qualcuno, oppure... I principali responsabili sono certamente il tesoriere a vita Michele De Lucia e il causidico Staderini. Loro non possono trincerarsi nel non rispondere, oppure nel dire noi non contiamo un beneamato 5 puntini. C'è un convitato di pietra che li sovrasta, loro sono i servi del convitato di pietra, ma questo lo sanno tutti, ma questo non giustifica il fatto che loro sono delle assolute nullità, che sono dei caudatari e dei servi. I radicali italiani hanno il diritto di avere, io penso, un segretario che non sia un servo e un tesoriere che sia innanzitutto non a vita, e poi ne servo neppure lui, insomma, cioè due persone possibilmente libere, con la testa sciolta e libera, che non facciano quello che gli viene loro ordinato di fare, degli yes men, ma che eseguano le direttive dei congressi liberamente costituiti. Cioè esattamente tutto il contrario di quello che si è fatto in questi anni, perché non è che questi comportamenti siano di oggi o di ieri, sono di anni, di sempre praticamente. Cioè non c'è alcuna forma di reale democrazia. Per democrazia non dimentichiamo che vuol dire partire dal basso, no? Non discendere dall'alto. La democrazia non è cooptazione, non è dire sempre di sì, perché dicendo di no si corre il rischio di essere penalizzati ed estromessi, e si corre il rischio, anzi la certezza, di non poter mai entrare in un consiglio comunale, di non essere mai messi in una lista, in un listino, in una qualche situazione di potere. Eppure quello che succede in questo, che non viene chiamato partito, ma allora che cos'è? A cosa serve? Noi l'abbiamo detto anche l'altro giorno, voi non siete nulla, ci siamo rivolti ai membri del Comitato Nazionale, abbiamo detto voi certamente siete consapevoli di non essere niente, di non contare niente, voi siete polvere, siete uno stuoino. Ma allora cosa ci stanno a fare? Cioè a cosa serve allora? O si scioglie o si riforma. Io propendo per riformarlo, naturalmente, ciò che può avvenire o con un congresso straordinario oppure con una riforma dello statuto, che si può anche ottenere, mi risulta, attraverso deliberazioni del Comitato Nazionale, o una cosa o l'altra, insomma. Certo, così non è possibile andare avanti. Grazie Marco Berelli, appuntamento su libri.tv. Grazie.